Fare un piccolo chiarimento, sì. non si tratta lei ha detto se non ci fossero stati i media non avremmo saputo che era caduto il premier. Dobbiamo chiederci, se, magari è normale, però se veramente riteniamo che questo possa rendere il paese più forte per fare i cambiamenti che sono necessari, il fatto che all'interno di una direzione di un partito, che ripeto non è uscito vincente all'elezione, relativa che finisco subito, paese. Ci sono 136 persone che sfiduciano il Presidente del Consiglio, perché questo è successo. Quindi tutta una partita che si è verificata all'interno del Partito Democratico. Le elezioni non si fanno, è una sciocchezza andare a elezioni, questo è stato diciamo il messaggio del Presidente della Repubblica. E quindi adesso Renzi si trova a partire con un handicap importante, ma lo dico, poi lui sarà bravissimo e io ovviamente lo auguro anche a me stessa come cittadina italiana, ma se su 61 milioni di abitanti di questo paese 136 sono sufficienti all'interno di una direzione nazionale a sfiduciare un governo, forse qualche domanda ce la dobbiamo porre e sono certa che Matteo Renzi se la stia ponendo in queste ore.